la grande macchina pescatoria. Così Gabriele D'Annunzio descriveva il trabocco in una pagina del Trionfo della Morte, durante il periodo in cui soggiornava con Barbara Leoni nel suo eremo a San Vito Chietino. L'utravoc, come viene chiamato in dialetto abruzzese, è un'imponente costruzione realizzata in legno di pino d'Aleppo, tipico delle zone del Medio Adriatico, modellabile, capace di resistere alla furia del mare, alla salsedine e alle forti raffiche di maestrale che battono l'Adriatico. È costituita da una piattaforma protesa sul mare e ancorata alla roccia degli scogli da grossi tronchi. Da questa piattaforma si allungano, sospesi a qualche metro dall'acqua, due o più lunghi bracci dette antenne che sostengono un'enorme rete a maglie strette, la bilancia. Il trabocco costituisce il tentativo del contadino di conquistare il mare, di riuscire a pescare senza uscire in barca. In passato i traboccanti lavoravano anche la terra e ottenevano spesso, in cambio del loro lavoro, piccoli tronchi di quercia, di olmo, di acacia che, uniti con chiodi e fil di ferro, utilizzavano in mare per costruire o rinforzare i loro trabocchi. Ortona, San Vito Chietino, Rocca San Giovanni, Fossacesia, Torino di Sangro, Vasto sono i comuni lungo la costa dei trabocchi dove è ancora possibile ammirare queste caratteristiche macchine da pesca. Nel 2018 la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dell'Abruzzo ha costituito un comitato tecnico scientifico con i comuni e le istituzioni del territorio allo scopo di porre in atto azioni congiunte di tutela e valorizzazione dei trabocchi della costa teatina. 11 di questi sono stati già riconosciuti dalla stessa soprintendenza come beni di interesse culturale per il loro valore testimoniale ed iconico dell'intera regione.